Che cos'è l'amore? Chi vive al vento? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guarire alla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Ma dai, non puoi essere così negativa. Le rondini non volano solo e sempre in primavera. Visto che siamo sul filosofico, io ti cito Platone. Lascialo stare quel Platone che t'ha pure lasciato. Ma questo è fuori. Platone. Il simposio di Platone. Il mito delle metà, lo conoscete? Sì, una volta sapevo qualcosa, adesso... Ho letto qualcosa, qualche pagina. Ho capito. Allora, secondo Platone, l'uomo una volta era così, come questa mela. Perfetto. Bastava se stesso ed era felice. Non c'era distinzione tra uomini e donne, c'erano solamente questi individui felici. Poi un giorno, Zeus, che era geloso della loro perfezione, e da allora l'uomo è alla continua ricerca disperata della propria metà. Solo che è difficile trovarla e riconoscerla. Ci ha provato, senza riuscirci mai. Ci vorrebbe un miracolo. L'amore puro e ingenuo di due ragazzi di 14 anni. L'amore è quello che ti fa credere nel per sempre, anche quando realisticamente un per sempre non può esserci. Il perché è dato dalla loro giovane età. Ma del resto, anche questo è amore. Amore in tutte le sue forme. Amo te, ma amo anche lui. Amo te, ma amo anche lei. Amo due persone contemporaneamente. E non so come, ma è possibile. Mi fa ridere questa cosa perché non mi importa se sono due persone, se sono del stesso opposto o dello stesso sesso. Non mi importa se hanno età differente. Non mi fa ridere, mi importa invece del giudizio della gente, quando non dovrebbe. Perché, in fondo, anche questo è amore. Amore in tutte le sue forme. Non voglio quello che ha Vicky, né quello che avevano i miei genitori, e nemmeno quello che avevo prima io di venire qui. Cioè, questo lo so, però io so che non posso vivere così per sempre. Te lo dico o te lo dico? Va bene, va bene. Che cosa vuoi, Cristina? Voglio qualcosa di diverso. Cosa? Io non lo so, non questo. Non c'è una risposta, Cristina. Juan Antonio, che non entiendes? Che ella ha conseguito lo che quería e che era otra cosa. Y esto ya no le basta. Es como una enfermedad que nunca le va a bastar con nada. Maria, non ti arrabbiare così, per favore. E non parlare spagnolo, non ti capisco. Non parlare spagnolo. Nunca se va a conformar con nada esta niña. Sabía que nos iban a jugar, nos iban a jugar. Como lo sabía, como lo sabía. Sei insoddisfatta. Ecco quello che sei, sei insoddisfatta cronica. Non è questo, non è questo. Ma lo sai quanto ti amiamo? Sì, anch'io ti amo molto. No, tu no. Sì, invece. No, tu no. Questo non c'entra. Niñata de mierda! Niñata de mierda! È soltanto che non ho ancora trovato la persona giusta. Come lo sapia, come lo sapia? Non ho ancora trovato la persona giusta. Quando troverò la persona giusta, non te, non me. Questa cosa di trovare pace e felicità le passerà. Che cosa vuoi fare ora? Io devo andare via di qui e cercare di schiarirmi le idee. Non è... è di sicuro un mio problema, non ha niente a che fare con voi. Vieni qui.
Dobbiamo essere contenti dei momenti trascorsi assieme, d'accordo? E rispettarci l'uno con l'altro, d'accordo? Con amore e felicità, d'accordo? L'amore è un sentimento, o perché no, un sensimento, dal momento che coinvolge e risveglia tutti i sensi nella loro totalità. Dalla bocca, al naso, agli orecchi, agli occhi. Capita però delle volte che risvegli soltanto i primi tre. Ho telefonato a mamma, ha pianto della felicità. Ti darà il suo vestito da sposa, è di merletto bianco. Ma non posso sposarmi con l'abito di tua madre. Perché no? Vedi, io e tua madre non siamo fatti allo stesso modo. Beh, qualche colpo di forbice. Oh, no, te lo scordi. Senti, Oscud, io voglio essere sincera con te. Non possiamo sposarci affatto. Perché no? Beh, innanzitutto, non sono una bionda naturale. Non mi interessa. Fumo come un turco. Non mi importa. Ho avuto un passato burrascoso, sai. Sono stata per più di 3 anni con un sassofonista. Ti perdono. Non potrò mai avere bambini. Ne adotteremo un po'. Ma non capisci proprio niente, Oscud. Sono un uomo. Beh, nessuno è perfetto. Che cos'è l'amore? Chi vive al vento? Sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guaire la stagione andata all'ombra del lampione San Susino.